lo lascia, a quel punto Alderweireld non lo può più prendere. Stop di sinistro di Jacquelinho, che il nostro brasiliano la mette in porta. Il primo gol azzurro degli europei 2016 è aretino, anzi tallese. A sbloccare il risultato dell'esordio della nazionale italiana contro il Belgio è stato infatti Emanuele Giaccherini, centrocampista casentinese classe 1985, un concentrato di reattività in 165 centimetri. È stata una gioia per tutti i tallesi, insomma, che Emanuele abbia segnato e abbia portato il nome di Talla in giro per il mondo con un risultato così importante, insomma, perché giocare in nazionale magari può succedere, ma non succede a tutti di segnare. Una rete che ha infiammato i suoi concittadini riuniti nella piazza centrale del paese per sostenere e tifare la Pulce di Talla, che ha sempre mantenuto stretto il legame con le sue origini. È una bella emozione, c'era un sacco di gente qui in piazza a vedere la partita e niente, è stata una bella emozione. Ecco, lei l'ha sentito dopo la partita? No, non l'ho sentito, ho mandato un messaggio per dirgli di tenere, cioè, fatto i complimenti innanzitutto, va bene, però insomma di stare con la testa bassa, che la prossima partita è fra quattro giorni, quindi non c'è tanto tempo per gioire, insomma. Mi venne in mente come finalmente un paesino di 300 abitanti, 400 quanto siamo, fosse sorto e andato a in bocca a tutti, insomma, ecco, l'Italia si fosse quasi inginocchiata davanti a Giaccherini. Questo fu il sentimento che provai io. Se lo meritava, perché ci mette tanta passione, tanta voglia, tanto sacrificio da quando ha iniziato i primi calci. Il gol che ha aperto gli europei degli azzurri, Giaccherini lo ha dedicato al nonno materno Renato, scomparso nel 2000, al quale era molto legato. È sempre stato vicino, è sempre andato a vedere le partite, l'ha sempre seguito e, come ha detto lui, probabilmente da lassù ci ha sempre messo lo zampino, come si dice magari qui da noi. Un'emozione ancora più grande, il gol dedicato a suo marito, a suo nonno. Sì, emozione grande. Io mi misi a piangere tutta la sera. Era meglio se gliene aveva fatta, perché mio marito ci teneva.